Manuel, torniamo da Castellammare con un punto molto importante. Tu, con un piccolo infortunio, di cosa si è trattato e quali sono le tue condizioni fisiche attuali? No, ho preso una ginocchiata sulla parte laterale del quadricipite, però non è niente di grave, solo una botta molto forte e spero di esserci per sabato. Un pareggio in rimonta. Il valore è sotto gli occhi di tutti, abbiamo tenuto a distanza la Juve Stabia, abbiamo agganciato il Cittadella e il Novara fortunatamente ha perso col Brescia. Qual è la sensazione oggi all'interno del gruppo Regina, qual è l'umore che si sta respirando, che si sta vivendo adesso? No, noi cioè, in spogliatoio siamo tranquilli, sappiamo che abbiamo fatto un'ottima gara a Castellammare di Stabia, siamo tornati con un ottimo punto su un campo molto difficile dove non era facile giocare e dove tutte le squadre fanno fatica e faranno anche fatica. E no, cioè dobbiamo solamente continuare a lavorare così e ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Manuel, tu sei in grande crescita, tutti gli addetti ai lavori hanno sottolineato le tue buone prestazioni nell'ultimo periodo. Sei soddisfatto anche tu? No, sono contento, cioè mi sento bene fisicamente, poi c'ho un po' più di sicurezza di prima perché cioè, sento la fiducia del mister e no, io cerco sempre di dar tutto e sono contento di fare abbastanza bene. Arriviamo al Trapani, una partita contro una delle formazioni sicuramente di maggior spessore per quanto offerto nella prima parte della stagione e anche la formazione in cui milita un grande ex Simone Rizzato. No, sabato incontriamo il Trapani, che è una squadra che si conosce ormai da 3 anni e sappiamo tutti che è una squadra molto forte, c'è dei giocatori importanti per il campionato e uno di quelli è il più Rizzato e cioè, sono contento di rivederlo e vediamo come va a finire.